Oramai tutti gli studi scientifici concordano su questa cosa. L'esercizio terapeutico è la migliore terapia per chi soffre di problematiche cervicali persistenti. Bene Luca, grazie per questa preziosa informazione, ma quali sono i migliori esercizi se ho frequentemente dolore, tensione al collo o magari anche altri sintomi associati al disturbo cervicale come vertigini, sbandamenti, mal di testa e così via? Beh, ovviamente ogni persona deve avere un percorso personalizzato per i propri sintomi e per i propri obiettivi. In generale però si è visto, sempre attraverso gli ultimi studi scientifici, che gli esercizi di allungamento, di stretching forzato e di mobilità in realtà non sono così importanti come invece quelli di rinforzo muscolare e di tonificazione della muscolatura cervicale profonda. Questo perché? Perché in realtà la zona cervicale è una zona che ha bisogno di protezione. E questa protezione ovviamente la danno tutti i muscoli che circondano il nostro collo. Purtroppo molto spesso si danno degli esercizi troppo specifici per lavorare sul collo, già anche magari con il rinforzo muscolare, che però possono essere troppo intensivi per il nostro corpo e quindi ci possono essere delle risposte negative in questo senso. Per cui, soprattutto nelle prime fasi di lavoro attivo, quindi di esercizio terapeutico, per rieducare la zona cervicale è importante lavorare su altri distretti, come per esempio le spalle, il dorso e la schiena. Benissimo, oggi in questa sessione di allenamento ti farò subito vedere tre esercizi per dare il giusto tono e rinforzare la muscolatura che sostiene la zona cervicale, quella alla base della zona cervicale, quindi la zona delle scapole, del dorso e delle spalle. Sono veramente tre esercizi che, se fatti con costanza tutti i giorni, ovviamente con delle modalità che non ti diano problemi, che non ti diano fastidi, che non ti facciano aumentare troppo i sintomi, portano davvero a grandissimi risultati nel tempo. Bene, passiamo alla pratica e vediamo quali sono questi tre esercizi. Allora, il primo è il candeliere. Si può fare sia con la schiena appoggiata al muro che con la schiena staccata. Ovviamente con la schiena appoggiata al muro richiede di stare in una postura più dritta, quindi è un pochettino più difficile rispetto a quello con la schiena staccata. Il movimento in realtà è molto semplice. Piegare i gomiti con le mani, con le palme delle mani rivolte in avanti e andare bene su con le braccia fino a dove si riesce e tornare giù. Due. Una cosa buona da fare e abbinare la respirazione a questo movimento, buttare fuori l'aria quando si sale e prendere aria quando si scende. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, sciogliere sempre bene. Ecco, le ripetizioni ideali sono da 10 a 20. Se non l'avete mai fatto, il consiglio è quello di cominciare con 10, poi dopo qualche giorno si può benissimo passare a 15 per poi arrivare fino a 20. E questo è il primo esercizio. Si può fare ovviamente anche su 2-3 serie. Io consiglio sempre di fare un circuito in cui magari si intervallano questi tre esercizi e poi si riprendono di nuovo con il secondo giro. Benissimo, il secondo esercizio serve sempre per attivare la parte alta, in particolare i trapezi, che molto spesso hanno bisogno più di essere rinforzati che di essere allungati. La posizione di partenza per fare questo esercizio è proni, pancia in giù, fronte ben appoggiata a terra per essere comodi, pollici verso l'alto, stacco le braccia, tengo 2 secondi e torno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, un'accortezza nei riguardi di questo esercizio: è importante lavorare solo con la parte alta senza compensare con la zona lombare. Se senti che interviene troppo la zona lombare, quindi la parte bassa della schiena, allora ti consiglio di aprire di più le braccia per renderlo più semplice. Invece più porti le braccia verso la tua testa, più l'esercizio diventa difficile e più si rischia di compensare con la zona lombare. Anche questo si può iniziare da 10 ripetizioni, con il tempo passare a 15 fino ad arrivare a 20 quando l'esercizio diventa già facile da eseguire per noi. Benissimo, l'ultimo esercizio
serve per attivare invece più la parte dorsale e scapolare. Per questo esercizio può essere utile lavorare con un elastico, diciamo a un'intensità moderata, in modo che non debba sforzarti troppo. La posizione è questa, quindi posizione di partenza è seduta. Si può legare l'elastico intorno agli avampiedi e alle piante dei piedi. Gambe leggermente flesse, perché portandole così si crea tanta tensione a livello di catena posteriore. Io per esempio sono molto rigido e quindi ho necessità per forza di piegare le gambe in questa maniera qua. I piedi aperti all'altezza spalle, l'importante è tenere bene la schiena dritta e si porta l'elastico semplicemente verso il busto con i gomiti piegati. 2, 3, 4, 5, 6, sempre la schiena dritta, 7, 8, 9 e 10. Benissimo, anche in questo caso, come per gli altri due esercizi, l'ideale è partire da un numero di ripetizioni medio-basso, come può essere 10, poi passare con il tempo a farne 15 e poi sempre in progressione fino ad arrivare a 20. Benissimo, questi esercizi ovviamente possono essere ripetuti a circuito, quindi facendo un secondo ed un terzo giro sempre con le stesse modalità. Vi assicuro che questi esercizi fatti con costanza tutti i giorni aiutano veramente a irrobustire tutta la parte alta, ovvero quella di spalle, dorso, trapezi, e con il tempo il tuo collo avrà finalmente quel sostegno necessario per magari sbandare di meno o per magari avere meno tensione muscolare, perché, ripeto ancora una volta questo concetto, andare a forzare tanto con lo stretching e con l'allungamento potrebbe creare anche degli effetti negativi sul tuo collo, che si sente troppo stimolato ma rimane comunque debole. Benissimo, spero che con questo video ti sia stato utile. Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e segui la pagina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!